Bentornati amici della Non Solo Libri, buona domenica! Oggi andremo a vedere velocemente, sapete che questi sono unboxing sempre veloci, ok, un prodotto uscito qualche settimana fa, un mesetto e mezzo, due mesetti fa, una sorta di ristampa, tra virgolette, dedicata a uno dei mitici robot del grandissimo Gonagai, diciamo prodotti appunto dalla Bandai nella linea Soul of Chugokin. Stiamo parlando naturalmente del Mazin Kaiser dell'anniversario, un po' di luci che sbarluccicano, eccolo qua, guardate che bella scatola e lui quanto è imponente, quanto è arrogante, come gli arroganti funghi shiitake che, se non è stato giovedì, è stasera, boom, sul nostro canale Twitch Chiacchiera Fumetti. Iscrivetevi, naturalmente è vero che poi dopo le live, una settimana dopo, le vedete anche su YouTube, ma che bello essere dal vivo e poter parlare con noi naturalmente di cose geek e nerd. Come dovete ricordarvi, se ancora non l'aveste fatto, di boom, iscrivervi a questo canale e naturalmente mettere un bel mi piace a tutti i video che vedrete, naturalmente per sostenerci, aiutarci e naturalmente visionare più video possibili proprio per far sì che ci fate capire, mi fate capire che insomma sto facendo bene a continuare a consigliarvi cose particolari e interessanti. E qui sotto, elencato nella descrizione del video, trovate tutti i link a tutti i nostri social, che naturalmente servono soprattutto per la lista novità o per comunicare con noi se avete bisogno di qualcosa, perché noi spediamo naturalmente anche in tutta Italia. Bon, basta, ho detto tutto, quindi sigla! Ed eccolo qui, Mazin Kaiser, ragazzi miei, il GX, adesso ve lo dico che non mi ricordo, 75 SP Special. Naturalmente, bene sì, perché è una sorta di ristampa, mettiamola così, ok, di questo straordinario robottone del mitico Sensei Gonagai. Scatola, come al solito, straordinaria, veramente interessante tutte le grafiche naturalmente che ci vengono proposte, eccolo qua, ok, e qui vediamo già tutto ciò che in qualche modo potremo fare o trovare all'interno. Vi avevo già fatto vedere il Mazin Kaiser, forse anche in questa edizione, qui la scatola è cambiata, un pochino più piccola rispetto a quello che io ad esempio possiedo di GX75, però tutto sommato va a far magno per chi all'epoca non l'aveva fatto, non era convinto, eccetera. Anche il prezzo è rimasto praticamente invariato perché non raggiungiamo le 300 euro, siamo, non dico abbondantemente sotto perché sarebbe una bugia, però abbastanza sotto insomma. All'interno della scatola troviamo la scatola, no, all'interno, troviamo naturalmente le istruzioni, ragazzi miei, eccole qua. Ecco, se ce la faccio, bomba, che servono naturalmente per sapere un po' dove vanno le cose. Poi, dopo vi faccio vedere una cosa che mi farà urlare dalla gioia. Naturalmente non apriremo tutto, come sapete, questo non è un, è solo un unboxing, ok? Tutti gli accessori, compreso, guardiamole così che sono più fighe, le ali, eccetera, eccetera, il jet pilder, ok, nelle sue varie versioni e via dicendo, questa parte dorata così aggressiva, questo argento arrogante, questo è un arrogante fungo shiitake, lui rientra assolutamente, lo mettiamo da parte. Poi altri due elementi, uno è, come naturalmente si vede dalla scatola, si evince da lì, ok, la basettina tutta rocciosa, è fatta veramente bene ragazzi miei, con tanti altri accessori, basi di lancio e via dicendo, guardate che bella che è, veramente bella, 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 bella. Dovrei guardare il mio, quello precedente, se è così bello. Ecco qua la scritta altrettanto arrogante da appiccicare naturalmente sulla base, come potete vedere lì, molto Giappo style, molto sigla, altre ali e naturalmente ecco qua i vari set di mani per le varie configurazioni. Ma soprattutto, perché direte voi, ma il robot Emanuele? Ed eccolo qua nel polistirolo, quindi mi torno nei miei anni 80 fondamentalmente, con i miei giochini, con i miei Transformer, con i miei robottoni, il Gundam della Ceppirati e via dicendo. Andiamo ad aprire anche questo, voilà, tolto l'adesivo di protezione, andiamo a togliere queste due parti, ok, onde evitare, di polistirolo che proteggono naturalmente, anzi che stabilizzano, mettiamola così, il nostro straordinario Mazin, ma no, scusatemi, io poi quando vedo queste cose, mamma mia, ma quanto sei bello, non so se riesco a
a rendere il colore. Lo vedete il colore che non è nero, è un dorato fumato. Non lo so come. Mamma mia, che bello! È un nero a cui è stata applicata, tra virgolette, una sorta di patina dorata, di lucido dorato, scusatemi. Tutto michelizzato. Mamma, che bello! Ma è bellissimo! È straordinario! Vabbè, pesante, sarà un chiletto tutto, anche di più. Molto, molto, molto arrogante, io continuo a dirlo, è la mia parola totem. Vedete qui nella parte appena si aprono naturalmente le gambe, cioè le ginocchia, guardate questa parte dorata così, così aggressiva, e tutte le parti delle articolazioni hanno... Guardate che roba, ma quanto sei bello! Ma sei di una bellezza inaudita, veramente, sei un Patek Philippe, un Rolex. Veramente straordinario, eccezionale. In tutto e per tutto, soliti dettagli che Bandai, in prodotti naturalmente che hanno un loro costo non indifferente, cerca di mantenere. Una buona rigidità, sento che il peso del busto e naturalmente delle spalle, della parte superiore del corpo, in qualche modo può, vedete, portare a una sorta di collasso. In realtà proviamo a metterlo... Ma no, è perfetto, è bilanciatissimo. Beh, non mi sarei aspettato di meno da Bandai. Ottima, naturalmente, come sempre, ottima mobilità. Una delle rifiniture che piacciono meno, comunque sia, sono straordinarie, fatte in maniera eccelsa, eccezionale. Anche solo, vediamo se riesco a farvelo vedere. Ok, sto fermo, il viso. Avete visto? Mamma mia, colorazioni incredibili. Guardate anche qui negli spallacci questa gemma, questo anche qui naturalmente, questa sorta di, facciamo finta, plastica naturalmente, ma pietra, no? Che in qualche modo identifica la grande capacità, la grande importanza, ecco, scusatemi, di questo incredibile robot, il Mazin Kaiser, nella sua appunto edizione anniversario SP Special. Guardate, la cosa che mi fa più ingolosire è questa finitura. La finitura delle parti più scure, del, naturalmente, piedi, di questa parte delle gambe, degli avambracci, delle spalle, del busto, schiena compresa, naturalmente, queste plastichette, scusatemi, mamma mia, mettiamole da parte un attimino, ok, via. E anche questa, almeno ce l'abbiamo tutto bello pulito e perfetto. Eccolo qua, vedete anche naturalmente la vita con, vedete, guardate, questi movimenti straordinari che lo rendono ancora più impostabile, quindi nel momento in cui lo andrete a esporre poterlo naturalmente impostare al meglio possibile in varie posizioni, non tanto in maquit magari, ma anche appunto in posizioni un attimino più dinamiche. Ok, vedete? Veramente bello, straordinario. Questa finitura incredibile non me l'aspettavo, come appunto anche la finitura satinata che dà sull'azzurro quasi, ok? Naturalmente delle altre parti che compongono il nostro Mazin Kaiser. Veramente bello, veramente, 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 veramente bello. Mi è piaciuto, mi sta piacendo tantissimo e ripeto, ragazzi, pesa. Plastica e metallo nella maniera più assoluta. Molta plastica, devo essere onesto, ci intravedo, ok? Nella parte naturalmente esterna, ma anche per poter, credo, fare appunto questi effetti, eccetera, eccetera. Forse è più facile su parti in PVC o in plastica. Ma tutto il metallo che è presente naturalmente al suo interno si sente veramente in maniera predominante, ok? Quindi veramente un... incredibile pezzo da collezione assoluto. L'unica cosa che mi può preoccupare un attimino può essere che queste finiture lucide possano rigarsi anche solo guardandole, quindi una volta che lo esponete cercate di metterlo in una vetrina molto sigillata per evitare che la polvere possa entrare, perché per quanti pennellini super delicati potrete usare, credo che a un certo punto qualche riga, qualche scalfitura arriverà, ahimè, per forza di cose. Quindi ragazzi miei, io personalmente ve lo faccio rivedere un attimino così,
mi sa che mi prendo anche questo e me lo metto in collezione assieme a quello, diciamo, normale, per così dire, agli altri Mazin Kaiser che ho. Sì, 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 mi sa proprio di sì. Assolutamente. Andiamo ai saluti. E voilà, meraviglioso, straordinario, ciao! Vabbè, dopo questa. Basta, Mazin Kaiser, ragazzi miei, che bello, bella la scatola. È sempre bello aprire questi straordinari prodotti, insomma. Il 20° anniversario di uno dei robot che comunque sia si è fatto voler bene, anche se è una sorta di visione ancora più demoniaca, ancora più moderna, sotto certi aspetti, eccetera, del mitico Mazinga o Mazinger Z, un'evoluzione come il grande Mazinga e fino appunto arrivare naturalmente al Mazin Kaiser. Poi ce ne sono stati in realtà tante altre che prima o poi vi farò vedere, perché nella mia collezione non dico che li possiedo quasi tutti, ma siamo lì, insomma, naturalmente tutto ciò che riguarda il mondo di Mazinger per quanto riguarda i robot, tutti i prodotti gadget e via dicendo, che naturalmente sono usciti e sono stati reperibili nel periodo in cui sono riuscito a recuperarli, ecco. Bello, bella la linea Soul of Chogokin, che continua fortunatamente a sfornare dei capolavori, come è stato naturalmente il GX100 con il Gaiking e il Daikumaru, ok? L'ho detto giusto, speriamo di sì, il drago spaziale, insomma, e naturalmente tutti gli altri. Peccato per la linea Super Robot Chogokin, che almeno in Italia, ahimè, non arriva più, eppure era un giusto compromesso tra misure, ok, e naturalmente alta qualità, che Bandai ci dà praticamente sempre. Bon, basta, andiamo ai saluti, vi mando un abbraccio virtuale, buona domenica ancora, che sia pranzo, cena, quello che volete voi, buon appetito, e naturalmente, se siete della zona o nella zona, vi aspettiamo in fumetteria in via Antonio Stoppani 75, Seregno, Monza e Brianza, Lombardia, Italia, oppure ricordatevi sempre che noi siamo online ovunque, ci trovate qui sotto, e come vi ho già detto all'inizio, naturalmente qui su YouTube, con tanti video di tanti consigli, che siano gadget o fumetti. Ciao!